Buongiorno, buon sabato, benvenuti in un nuovo video. Sono le 11:25 stamattina. Diciamo, sono partita non prestissimo, ma prestino perché sono andata a fare un poco di spesa con i miei poco poco. Loro, siccome dovevano comprare altre cose, che poi non so se hanno comprato già quello che aveva detto mio padre. Boh. Comunque, niente, alla fine ci stavamo sbrigando, però poi passando dalla farmacia e in macelleria per domani cose si fanno sempre le 11. E vabbè, sono qui. Oggi vi faccio il video svuota la spesa, anche se vi devo mettere online un altro video che ho girato in questi giorni, ma oggi vi metto questo. Allora, sono andata sempre da Eurospin ed ecco, ho fatto pochissima spesa e il nostro. Ho comprato la carta rotoloni Scottex, simile Scottex, questa qua, questa di Eurospin, questa qua decorata molto, molto bella. Poi ho preso la carta igienica, che questa qua è di qualità, mi sembra migliore rispetto a quella che prendo io perché è più sottile, più leggera e anche bellina come decorata con i fiori rosa, ma soprattutto è più leggera quando voi toccate al tatto. Io ormai finisco quella, ma questa me la tengo di scorta, ma poi comprerò sempre questa perché quella sembra carta tipo che gratta, non lo so, mi dà questa sensazione, perciò ho preso questa. Poi ho preso una bottiglia di, diciamo, detersivo lavatrice, questo qua di Eurospin Dexala all'argan, che è favoloso perché mi è rimasta solo una bottiglia di Dash, che comunque è la bottiglia quella più piccola, perciò ho preso questa, che è ottimo. Poi, come vi ho detto nei prodotti finiti del mese, mi sono trovata molto bene con la simile canteggina gentile, però di Eurospin, troppo troppo bene. No, fino ad ora non mi ha macchiato nessun panno, né bianco né colorato, veramente. Magari è molto più leggera, ha l'azione più leggera rispetto all'acqua gentile, però penso che come igienizzante smacchiante più o meno va bene. Poi una magari mette altre cose. Mi sono trovata benissimo e l'ho ricomprata. Oggi che ci sono passata vicino ci ho pensato. Poi, mi sono trovata molto bene anche con questo pan bauletto Camut della Moessere Biologico, molto molto buono veramente. È più spesso rispetto ai pan carré, però meglio perché quelli si rompono tutti. Infatti ho ricomprato questo, il sapore è buonissimo, delicato, non sento odore di alcol, veramente molto buono anche tostato. Io lo faccio tostato nel forno, non nel tostapane. Questo qua. E poi ho preso, che mi sta finendo, un igienizzante spray per le mani, diciamo, per togliere i batteri, i virus, va, i soliti igienizzanti, questi qua però a spray, sempre da Eurospin. Poi, da Eurospin ho preso pure le gallette mais e legumi, che sono anche molto buone. Poi ho preso, come diciamo salumeria, solo questo prosciutto cotto di alta qualità, le nostre stelle. Poi le brioche a mio marito, stavolta ho ripreso queste qua della Pandel Chando, i panini con le gocce di cioccolato, che a lui piacciono molto. Poi, perché le cose sono mischiate con le cose di Deca. Ah, scusate, un po' di allergia. Poi, come novità, d'Eurospin ho visto i profumatori, sia i bastoncini, che poi non ho preso, e soprattutto questi profumatori per armadio, che ora è ora di fare il cambio di stagione, che devo togliere tutte le cose proprio di lana, che ormai non credo che li rimettiamo perché sono proprio di lana spesse, e ho voluto prendere questo profumatore per armadio tipo ai fiori, non lo so, spezie orientali.
Allora, lo scontrino ce l'ha nella borsa mio padre, per questo non vi sto dicendo niente, ma credo che sia costato poco. Spero che sia efficace. Poi, mi pare che con Eurospin ho finito, infatti non devo fare grossa spesa. Le altre cose se le ha prese mio padre. Ora passo a due cose. Ho preso un pacco di sottilette che era in offerta Kraft. Poi ho preso le solite fette biscottate dorate, queste qua nel pacco 2, che sono le uniche che non le trovo rotte. Poi un altro pacchetto di triangolini di mais, questi qua i ceci della San Carlo che sono strabuoni, molto leggeri, friabili e buonissimi. Non sono fritti e forse sono anche vegani. Sì, sono pure vegani. Poi un pacco di crackers, questi qua della Mulino Bianco, quelli insalati in superficie, mio marito ne va a morte. Diciamo sto prendendo quasi sempre le solite cose, ma io ho preso qualche novità, forse. Vabbè. Ah, queste le mollette, queste qua le ho prese da Europin di legno che a me non bastano mai. Poi ho preso che mi era finita da qualche giorno la camomilla però aromatizzata al finocchio, che diciamo calmante e soprattutto anche digestiva, è molto buona, ha un odore delicato di finocchio, non è molto diciamo pungente, molto forte e mi piace un botto, mi piace tanto. Poi ho preso del grana grattugiato, questo era in offerta e mi era finito grana padana. Poi ho preso che mi era finita proprio questa che sto usando, quella di Orpina all'arancia, che è anche buona, però ormai avendo provato questa li supera tutti. L'arigoni, fior di frutta, fragole e fragoline di bosco, è senza zucchero e proprio si sente la vera frutta, la fragolina, veramente non si sentono odori artificiali, gelatina. E che certe marmellate sembrano biancastre, che tipo che ci ha messo di sopra una gelatina, non so se vi è mai capitato. Questa qua è vera e pura, secondo me, marmellata. Mi piace un sacco. Costa un botto, quando non è in offerta, infatti quasi 4 euro. E pazienza. Poi, le veline per il naso, che per ora con l'allergia, soprattutto la notte, non mi bastano. Mi ero scordata di prenderle da Eurofin perché non c'ero passata nel reparto e le ho prese al Deco. Comunque queste sono più economiche e sono infatti proprio del marchio Deco, perché poi c'erano le Tempo, le Scottex. Ho preso queste anche se sono in una confezione più piccola, non più piccola, quadrata, e sono 60 veline e 3 veli, che per me fungono da fazzoletti perché 3 veli sono tanti. Poi, sono come novità, siccome hanno cambiato le disposizioni dei prodotti nei reparti di Deco e non trovavo certe cose, hanno cambiato tutto. Cercavo dei biscotti più dietetici, quelli là che mi sono comprata l'altra volta, quelli al gran cereale, al cioccolato, integrali. Strabuoni nel pacchetto da 4, però non li ho viste, forse non li ho cercati bene, hanno cambiato reparto, chissà da dove le hanno spostate. Ho visto queste che è un paio di volte che le vedo, che sono le simili Colussi di questo marchio che non conosco, però questi sono senza zucchero. Siccome a me i Colussi da piccola mi piacevano tanto, ho detto ora li provo, sono anche senza zucchero. Non so come sono disposti, non penso che sono a pacchi da 4, saranno nel pacco che io poi prendo un sacchetto del gelo e li metto una mollettina e così non li faccio rammollire, perché non è che me li mangio tutti in una volta, un pacco, ne posso mangiare 2, 4, queste qua. Si chiamano Vita Ben Benessere con Gusto, biscotti senza zuccheri aggiunti. Poi qui dietro nel cartone ci sono tutti i vari prodotti di questo marchio che ha pure questo tipo di biscotti a fiore, questi qua simili gocciole,
questi qua che sono integrali, non so se sono, sì, proprio biscotti integrali con fibre, altri tipi. Niente, tutto qui. Non vi so dire quanto mi sono costate, scusatemi, non ce l'ho lo scontrino. Con questo è tutto. Io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento. Ciao, a presto.